Addio a Franco Malfatti, maestro gentile della cartapesta. Si è spento all'improvviso a soli 56 anni il carrista poeta. Cordoglio in tutta Viareggio, aveva vinto due volte il primo premio del Carnevale. Nei suoi carri ha denunciato i temi più scomodi dei nostri tempi. Brusca frenata dei contagi, prosegue la discesa della curva epidemiologica in Versilia. Pressione alta sull'ospedale che resta il primo della nostra ASL. Dati in calo in tutta la Toscana. Quasi 1 milione di buoni alimentari. Nel decreto Ristori Ter stanziate nuove risorse per i comuni da destinare alle famiglie bisognose. 1 milione per la Versilia, in totale 2,2 milioni per la provincia di Lucca. A rischio crollo la croce di Cardoso, il campanile della chiesa del paese in Alta Versilia, sopravvissuto all'alluvione del 96, cede alla forza del vento. Via Monteforato chiusa per precauzione dal comune. Ennesimo rinvio per la Serie D, slitta da domenica 6 a domenica 13 dicembre la ripresa dei campionati. Mancano ancora i protocolli sanitari, furiose le squadre versiliesi, una stagione confusa, impossibile lavorare. Ben ritrovati con la nostra informazione, edizione serale del TG Noi Versilia che si apre doverosamente con il tributo a Franco Malfatti. La notizia ha colto di sorpresa tutta Viareggio, la scomparsa improvvisa a 56 anni dell'amato carrista del Carnevale, due volte campione, considerato un poeta gentile nel raccontare i drammi dei nostri giorni attraverso la cartapesta. Noi lo ricordiamo in questo servizio. Si è spento all'improvviso a soli 56 anni Franco Malfatti, carrista di lungo corso del Carnevale di Viareggio, un lutto scioccante che ha spiazzato tutto il mondo della cartapesta, di cui Malfatti è stato uno dei più raffinati e intimi interpreti, affrontando sempre con coraggio tematiche delicate e scomode del nostro tempo. Partito ragazzino dagli hangar di Sergio Baroni, ha sfilato per moltissimi anni nella prima categoria, vincendo per ben due volte il primo premio, nel 2001 con Le rovine d'Italia e nel 2008 con Sortilegio. La pena di morte, la decadenza del paese, l'agonia dei migranti, un'attenzione per gli ultimi, culminata nel commovente carro Non ti scordar di me del 2013, una toccante denuncia del dramma delle carceri italiane, e proseguita anche in seconda categoria, dove è sceso nel 2018, come nell'ultima sua opera, Giù le mani, un monito a difesa dei bambini, del 2020. Sono felice di essere riuscito a dire con la cartapesta ciò che con le parole non riesco a dire, aveva commentato in diretta durante il corso, racchiudendo l'essenza gentile del suo talento di carrista. Per il Carnevale 2021 aveva presentato L'Orlando Furioso, un'allegoria della follia della società contemporanea raccontata attraverso il capolavoro di Ariosto. Tutta Viareggio oggi piange il carrista poeta, un grande dolore, commenta la presidente della fondazione Marialina Marcucci in un messaggio rivolto a tutti i costruttori. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per i suoi cari, per i suoi amici e compagni di sempre. Così lo ricorda invece l'ex presidente della fondazione, oggi consigliere comunale, Alessandro Santini. Un grande lavoratore, un grande artista che nel suo silenzio, nel suo mai essere sopra le righe, sapeva essere comunque un gigante del Carnevale di Viareggio. E veniamo adesso invece ai numeri del contagio, la pagina dedicata alla pandemia da coronavirus, numeri che migliorano a livello toscano, li vediamo in questa grafica. I nuovi contagiati sono 658, 235 in meno rispetto a ieri, c'è il calo che vedete vistoso dei ricoveri a livello regionale, siamo a 1830, 32 in meno rispetto a ieri, terapie intensive in calo, siamo a 267, si ridimensionano anche se naturalmente sono ancora numeri difficili. I decessi, siamo a 32 vittime, quelle conteggiate nelle ultime 24 ore, e si cala anche in provincia di Lucca. Vediamo adesso nel dettaglio i numeri, siamo a 73 nuovi contagi complessivi, 34 in meno rispetto a ieri, in particolare per la Versilia siamo a 45, 5 in meno rispetto a ieri, resta comunque la prima zona della provincia. Numeri sugli ospedali, il Versilia resta il primo ospedale per numero di ricoveri Covid nella ASL Toscana Nord-Ovest, con 109 ricoverati, di cui 8 in terapia intensiva. Un confronto col vicino San Luca di Lucca, 92 ricoverati, di cui 17 in terapia intensiva. Questi gli ultimi numeri. Non si registrano decessi in provincia di Lucca né in Versilia, dei 32 che invece si sono annoverati attribuiti a coronavirus per la regione toscana. E parliamo adesso invece dei risvolti sociali di questa pandemia. Arrivano risorse dal governo per i comuni toscani e della Versilia in particolare, 1 milione di euro per il sostegno alla spesa alimentare. Ce ne parla Luigi Casentini.
Così come durante il primo lockdown di marzo, anche all'interno del decreto Ristori Ter, il governo ha messo a disposizione fondi da dividere tra i comuni per le misure urgenti di solidarietà alimentare, al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità a famiglie e persone in stato di indigenza. In totale per la Regione Toscana sono oltre 21 milioni di euro distribuiti. Di questi, 2.240.000 circa sono quelli destinati alla provincia di Lucca. Il finanziamento maggiore è per il capoluogo, con 470.000 euro, seguito da Viareggio, con oltre 333.000 euro, e Capannori, con oltre 245.000. Così come nella prima fase della pandemia, i beneficiari di queste risorse saranno individuati dai comuni tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno. Come dire, insomma, bisogna essere concretamente vicini alle nostre imprese, alle nostre famiglie che stanno vivendo questa crisi determinata dalla pandemia, ma con gesti concreti, con le risorse. Così si opera per essere vicini a coloro i quali stanno soffrendo concretamente questa crisi. Voltiamo pagina adesso, perché dalla crisi che riguarda appunto il livello sociale veniamo a quella delle riaperture eventuali per la scuola e i trasporti. In una notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito web noitv.it vi parliamo proprio di questo e del messaggio dell'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli: per garantire la sicurezza con il 50% della capienza dei bus serve il 50% della didattica a distanza. È stato proprio l'assessore a esprimere questo concetto al Comitato Regionale Permanente sul trasporto pubblico locale. 50 gli enti che hanno partecipato, comuni, province, città metropolitane, capoluoghi della Toscana. L'obiettivo è organizzare il rientro a scuola degli studenti quando verranno riaperte le scuole, in particolare riferimento alle superiori, ma si dovrà partire dunque col 50%, questo è in sostanza il messaggio della regione, condividere le scelte per essere pronti, bisogna ripartire con il 50% di capienza dei bus e allo stesso tempo il 50% di didattica a distanza. La soluzione 50 più 50% è praticabile, mentre non credo che saremmo in grado di assorbire in sicurezza una riapertura al 100% delle scuole superiori dal 9 dicembre o anche nelle settimane immediatamente successive. Su questo tutti i soggetti coinvolti hanno convenuto, quindi su ciò si ragiona per riportare gli studenti a scuola in Toscana, sulle capienze degli autobus e su una riduzione progressiva della didattica a distanza per arrivare a quella in presenza. Adesso invece ci spostiamo in Alta Versilia, andiamo a Cardoso, paesino dello Staziemese, dove è a rischio la croce della campanile di Cardoso. Pensate, era sopravvissuta alla tremenda alluvione del 96, ma adesso rischia di crollare. Sentiamo perché. Ha resistito alla tremenda alluvione del 96, quando la furia dell'acqua spazzò via molte delle case che lo circondavano, ma adesso è stato il vento a far sentire il suo effetto. Parliamo del campanile della chiesa di Santa Maria di Cardoso, risalente al 1600, la cui croce alla sommità rischia di cadere e insieme a lei la palla di cemento che funge da piedistallo. È stato un residente della zona a notare la profonda spaccatura che interessa il basamento della croce e la notevole inclinazione della croce stessa. La croce era già stata piegata dalla forza del vento negli scorsi anni, ma adesso, forse ancora a causa del vento, l'asta di ferro ha fatto leva all'interno della sfera di cemento, causandone la spaccatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'amministrazione comunale, che ha chiuso al transito via del Monte Forato, la strada che passa proprio in mezzo tra la facciata della chiesa e il suo campanile. Da capire adesso quali saranno gli interventi per rimettere in sicurezza il campanile e riaprire la viabilità. Adesso invece vi parliamo dell'ultimo consiglio comunale di Forte dei Marmi, in cui è passato con un solo voto contrario l'acquisto del terreno retrodunale di Vittoria Puana. Si tratta degli spazi che storicamente ospitavano il Luna Park estivo. Secondo il sindaco Murzi è un risultato storico: dopo 40 anni liberiamo quell'area per realizzare un parco. Si è stabilito anche un prezzo al metro quadro, 50 euro al metro quadro, poco più della metà della cifra che la banca proprietaria del terreno teneva preventivo nel proprio bilancio. Questo è
quanto emerso dall'ultima seduta del Consiglio, per una decisione, quella di acquistare quegli spazi per farne un parco pubblico, già annunciata nei mesi scorsi dall'amministrazione comunale, come già vi avevamo anticipato. Adesso è arrivato l'atto del Consiglio Comunale. Torniamo a parlare adesso della pioggia di stelle Michelin sulla Versilia, parliamo dell'alta cucina, della ristorazione che prosegue sul nostro territorio in questo momento positivo, al netto delle difficoltà ovviamente legate alla pandemia. Di questo e dei successi della ristorazione in provincia, in Versilia in particolare, si è parlato lunedì sera in diretta su Noi TV a prima serata. Sentiamo che cosa è emerso. Stelle Michelin brillano in Toscana e per la nostra provincia il lusso di eguagliare niente meno che Firenze con 11 ristoranti insigniti del prestigioso riconoscimento della guida gourmet più famosa al mondo. L'edizione 2020 è appena uscita e ne abbiamo parlato nel corso della puntata di lunedì sera, quando nostra ospite è stata la food writer Sara Favilla. È un'azienda naturalmente che si occupa di pneumatici da più di un secolo, però ha ben pensato di incoraggiare i propri clienti e i propri fruitori creando loro un testo per consumare ancora più i pneumatici, creando delle mete, e queste mete sono appunto i grandi alberghi e i grandi ristoranti. La giovane scrittrice, che oltre alla pubblicazione di libri vanta collaborazioni su importanti riviste di settore come Gambero Rosso e Reporter Gourmet, ha così analizzato la classifica delle due stelle del Piccolo Principe di Viareggio, dove lo chef Mancino ha portato il ristorante ai massimi livelli di ricercatezza e accoglienza. Sempre a Viareggio una stella anche per Lunasia e Romano, mentre a farla da padrone ancora Forte dei Marmi, che vede in graduatoria Bistrò, Lorenzo, Lux Lucis, La Magnolia e il Parco di Villa Grey. Sempre in Versilia la new entry di quest'anno, il Francomare di Marina di Pietrasanta. In Lucchesia hanno confermato la stella Michelin il ristorante Giglio nel centro storico di Lucca e Butterfly a Marlia nel comune di Capannori. Adesso invece parliamo di stagione di saldi, vediamo anche dal nostro sito notv.it la decisione presa dalla Regione, anche dopo il sollecito da parte dell'associazione di categoria. Leggete: saldi posticipati al 30 di gennaio, dovevano partire il 5 di gennaio, il giorno prima dell'Epifania, e invece per ovvie ragioni legate alle difficoltà, le chiusure imposte dalla pandemia e dalle restrizioni sono slittate a sabato 30 gennaio. Proprio oggi l'ho annunciato in una nota la Regione Toscana. Riguarderanno soprattutto la moda, come sempre la Giunta lo ha deciso, ha approvato in queste ore la delibera, considerando lo stato di emergenza legato alla pandemia valido fino alla fine di gennaio, per l'appunto. Come sapete, lo stato di emergenza è fino al 31 del mese. La novità è che prima dei saldi ci sarà quest'anno maggiore flessibilità sulle promozioni, che potranno iniziare, se le aziende lo vorranno, a partire dal 1 di gennaio, mentre finora c'era sempre stato un divieto sui ribassi nei 30 giorni precedenti le liquidazioni, e si trattava di un modo per evitare situazioni di concorrenza fra imprese all'avvio di stagione, ma a questo punto è stato deciso di consentirlo nei giorni precedenti. E c'è un appello adesso invece rivolto al mondo scolastico e agli studenti, quello di un professore, il professor Braida del liceo classico di Viareggio, a non perdere il coraggio, la voglia di sognare, di cambiare il mondo. Sentiamo perché. Penso ai bambini di seconda e terza media che su uno sgabello in Piazza Castello a Torino reclamano il diritto alla scuola. Il mio invito e il mio augurio è che questa generazione che sta nascendo con tante difficoltà e anche con un limite nell'istruzione, che è comunque un loro diritto, possa riprendere il desiderio di cambiare il mondo e ricominciare a sognare come hanno fatto le generazioni del 68 e del 77. È il messaggio rivolto ai giovani di oggi, bloccati nei rapporti sociali e allontanati dalla scuola, dalla pandemia, dal professor Giovanni Braida, docente di lettere al liceo classico Carducci di Viareggio, uscito in libreria con il suo ultimo romanzo My Back Pages, Le mie pagine lasciate indietro, un racconto delle lotte operaie della Torino degli anni 70 attraverso gli occhi di uno studente adolescente. Il libro racconta anche come il confronto con delle figure normative, degli insegnanti capaci e validi, possa a 17-18 anni trasformare quella rivoluzione sbagliata che passava attraverso le bombe e le P38 con una rivoluzione giusta,
quella che passa attraverso la scuola, la cultura, l'istruzione. Io credo che oggi noi abbiamo il dovere di dare ai nostri giovani l'istruzione, di riportarli a scuola. Sono quasi 2 anni che fanno didattica a distanza, che non è la stessa cosa. E noi ci fermiamo per una brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Ben ritrovati di nuovo insieme. Lo sport, il calcio in primo piano e l'ennesimo rinvio per la riapertura, la ripartenza dei campionati. Parliamo della Serie D in particolare, ancora avanti di una settimana, domenica 13 dicembre si torna a giocare. Questo ha destato preoccupazione e anche un po' di rabbia fra le squadre versiliesi impegnate nei campionati. Se ne è parlato a Palla al Centro lunedì sera in diretta su Noi TV. Sentiamo il servizio. La ripresa del campionato di Serie D, ferma ormai da quasi un mese, slitta ancora da domenica 6 dicembre a domenica 13 dicembre, con la 7ª di andata. La notizia dell'ennesimo rinvio di un campionato davvero complicato dalla pandemia è stata affrontata anche nell'ultima puntata di Palla al Centro, la trasmissione di Noi TV dedicata al calcio dilettanti, in onda ogni lunedì in diretta alle 21.30. Alla base del rinvio la mancanza di un protocollo sanitario su cui si lavora da settimane. Una situazione di confusione, come hanno commentato gli ospiti di Simone Ferro, che sta condizionando pesantemente i campionati. Siamo partiti a settembre, noi per esempio abbiamo fatto solo 4 partite, insomma. Per andare avanti c'è bisogno, come si è detto fino adesso, se non si fa questo non, è inutile andare avanti, insomma. Ma sono 2 che si parla di questo protocollo e ora viene fuori che il protocollo è incompleto. Bisogna capire, per prima la federazione, la Lega, che o si fa questo protocollo o ci si ferma. Corticella Siravezza, se avessero approvato il protocollo, quella partita lì noi domenica l'avremmo giocata, perché Corticella aveva 2 positivi e ha chiesto subito l'invio della partita. Se si decidevano a fare il protocollo, noi andavamo. D'altronde, se il protocollo una volta per tutte decidessero di approvarlo, a quest'ora da altri anni avevamo già giocato 15-16 partite. Anche noi, giustamente Nicolas diceva, abbiamo giocato 4 partite, anche noi quest'anno abbiamo giocato 5. Si gioca una partita al mese, ci alleniamo e basta, e non c'è più programmazione, siamo in difficoltà noi a motivare i ragazzi. Diventa veramente difficile. Sì, allenamenti, tutto. Resta confermato invece il match di recupero di mercoledì 2 dicembre fra Pro Livorno Sorgenti e Real Forte Querceta, che cercherà di riscattare la bruciante sconfitta interna con il Lentigione. La mancata approvazione del protocollo FIGC fa slittare intanto anche il campionato nazionale juniores Under 19, a cui partecipano anche Siravezza e Real Forte Querceta. Si ripartirà solo il 9 di gennaio. Anche l'hockey su pista cerca di tornare a giocare, campionati di Serie 1, Serie 2, ne ha parlato ai nostri microfoni il capitano del Forte dei Marmi, Davide Motaran, che peraltro proprio in questi giorni insieme alla sua squadra ha reso noto di aver avviato il processo di donazione del plasma per la ricerca contro il coronavirus. Sentiamo Roy Lepore. Nel corso del primo appuntamento di Impegniamoci Forte, andato in onda domenica sera sulla nostra emittente, un secondo è previsto domenica prossima 6 dicembre alle 21.30, tra gli ospiti del collega Federico Conti, anche il capitano dell'Hockey Forte dei Marmi, Davide Motaran, che insieme ai compagni di squadra Federico Ambrosi e Riccardo Gnata, positivi al coronavirus ed ora guariti, hanno intenzione di donare al centro trasfusionale dell'ospedale Apuane di Massa plasma iperimmune per il trattamento dei pazienti affetti dal virus. Intanto sabato riparte l'attività agonistica con i recuperi di hockey su pista. Mercoledì sera torna l'appuntamento con centropista alle ore 22. Ospiti l'allenatore della Sarzana Alessandro Bertolucci e quello del Giovinazzo Pino Marcella. Per fortuna abbiamo l'ok dalla federazione per poter ricominciare. La federazione si è mossa a procurare i tamponi necessari per tutte le squadre da svolgere 72 ore prima della gara, e quindi questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. E ripartiremo con le dovute cautele e i dovuti protocolli, e speriamo che non ci siano più interruzioni, che il campionato possa svolgersi
con la massima regolarità e con tutte le sicurezze e le normative necessarie. Più o meno siamo tutti sulla stessa barca, quindi dobbiamo essere bravi noi a livello civico a evitare appunto di farci condizionare da questo virus e che possa condizionare il campionato, quindi dobbiamo cercare di svolgere le partite col maggior senso civico e di continuare perché lo sport è sintomo di salute. Così il capitano del Forte dei Marmi, Mottaran. Noi ci fermiamo ancora per una brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme gli eventuali aggiornamenti nella terza parte del telegiornale. Di nuovo insieme, ben ritrovati, terza parte del TG Versilia, non ci sono aggiornamenti di cronaca, prima di salutarci il consueto spazio degli auguri. Questa sera facciamo le nostre felicitazioni a Federica Lepore e Giuseppe Vitale, perché è nato, lo vedete, all'ospedale Versilia. Chris, un bel bimbo di 3,26 kg che va a fare compagnia alla sorellina Chloe e alla cuginetta Rebecca. Le felicitazioni alla mamma Federica, al papà Giuseppe, da parte dei parenti e degli amici, e felicitazioni speciali da parte di tutta Noi TV al collega Roy Lepore per la terza volta diventato nonno. Davvero auguri a tutta la famiglia. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio dell'attenzione, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata.